ci sono troppe persone da ringraziare e quindi è difficile fare nomi, sicuramente tutta la famiglia. È un grosso onore per noi essere sulla scia di questi grandi campioni che comunque hanno fatto la storia di questa disciplina. E ovviamente il nostro gruppo ha lavorato parecchio per arrivare al massimo in questo obiettivo, partendo anche da Rio 2016, seguendo la scia di Rie Viviani, quindi lui è un grande motivatore, siamo un gruppo fantastico, quindi siamo veramente, veramente orgogliosi di far parte di questa nazione e di questo gruppo. Sapevamo di essere contro una squadra veramente forte, quindi dovevamo partire forte e continuare il nostro passo. Sapevamo che dopo i 2,5 km avevano un grande vantaggio, avevano veramente una condizione superiore alla nostra, però dovevamo attaccarli sull'ultimo chilometro, dove avevamo visto che comunque potevamo fare la differenza. Abbiamo avuto veramente un'ottima condizione, siamo arrivati veramente, veramente bene e adesso pensiamo veramente a guadagnarci questa medaglia. Non siamo mai riusciti a vincere un quartetto se non qualche Coppa del Mondo o un europeo e adesso ci troviamo con la medaglia d'oro al collo. Quindi grazie anche ai nostri avversari che ci hanno stimolato giorno dopo giorno per migliorare e fare tanti sacrifici per arrivare fino ad oggi e goderci questo fantastico risultato.